The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street. Elio Sofia e come utilizzare l'ultimo metro di pellicola, perché qui c'è il bigliettino con l'email e tutto, si vede un po' poco, vedremo come possiamo fare. Mentre quello che lui ha fatto di grandioso, oltre a questa trovata d'ingegno, è un film che si chiama L'ultimo metro di pellicola, un documentario che è stato molto molto applaudito qui a Taormina e in un concorso tra l'altro. E allora, se ne vuoi parlare? Sì, assolutamente sì. Nasce questo documentario da una scommessa di quattro amici con i quali costituiamo lo Studio Gazzoli, un collettivo artistico col quale facciamo tutti i nostri progetti che vanno dalla radio ai videoclip, e abbiamo fatto questo progetto documentaristico per raccontare proprio di questo passaggio epocale dalla pellicola al digitale. La pellicola, dopo oltre 100 anni da assoluta protagonista, dà il testimone alla digitale, ormai la digitalizzazione totale su tutta la filiera cinematografica. Anche l'ultimo step, quello della proiezione, che era l'unico rimasto caposaldo dove la pellicola era assolutamente protagonista, è venuto meno, e ora anche nella proiezione si parla di digitalizzazione. L'idea mi viene anche dal fatto che ho una casa in Via De Felice a Catania. Questa Via De Felice a Catania è molto importante per i gestori cinematografici siciliani, perché era la sede di tutti i distributori di zona che distribuivano le pellicole per tutta la Sicilia e per tutta la Calabria. Quindi tutti i gestori di cinema dovevano venire necessariamente in Via De Felice a fare il contratto, con il contratto in mano andare a ritirare le pellicole o farsele spedire, e quindi era un continuo via vai di pellicole in questa via che andavano, partivano e tornavano, partivano e tornavano. Anche Giuseppe Tornatore, da ragazzino, quando gestiva il suo cinestudio a Bagheria, doveva necessariamente venire in Via De Felice a prendere le pellicole con la corriera addirittura e poi portarsela a Bagheria.